Buongiorno amici, bentornati a Doppio Espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena e lui è Benny. Dunque, eccoci qua, siamo a dicembre, periodo di pausa natalizia, di vacanze natalizie, periodo di regali e di pensieri e di buoni propositi. Dunque, il team Doppio Espresso, di cui qui vedete i due rappresentanti, ma il terzo è dietro alla telecamera. Ha pensato per questo mese, appunto un po' speciale dell'anno, che è quello dei regali e degli scambi, di regalare ai suoi ascoltatori, a voi tutti che ci seguite un po' da tutte le parti del mondo e da emisferi diversi, dei piccoli consigli che possono essere magari delle opportunità per dei piccoli regali e anche magari dei suggerimenti per migliorare il vostro italiano, la conoscenza comunicativa dell'italiano al di fuori di quello che è la classica lezione di grammatica piuttosto che di fonetica, piuttosto che certamente va avanti comunque per il suo canale, ma questo è un mese speciale per cui proviamo a fare delle cose un po' speciali. Dunque, amici, oggi quello che vi presento sono i tre libri che, diciamo così, quest'anno ho scoperto io personalmente che ho apprezzato molto. Non sono i soli libri, naturalmente, che ho letto. Ma sono quelli che mi sento di proporvi, di presentarvi perché possono essere una buona opportunità per migliorare la vostra conoscenza dell'italiano, perché sono scritti in una maniera dunque leggermente più complicata, uno un po' più complicato degli altri, ma in ogni caso piuttosto comprensibile in un italiano standard medio-alto. Formale, corretto, ma allo stesso tempo piuttosto semplice. Sicuramente hanno una lettura che può essere facile. Ma veniamo a presentarveli. Quindi il primo che vi propongo è di Luigi Malerba e si chiama Le galline pensierose. Allora, come vedete è un libricino piccolino, piccolino, piccino, picciò, della Quodlibet, compagnia Extra, che è una casa editrice molto particolare e abbastanza sofisticata, cioè fa sempre un po' delle, quelle che in italiano si chiamano delle chicche, cioè delle pubblicazioni un po' particolari, un po' fuori dal mainstream, ma molto carine. Dunque, Luigi Malerba in realtà è un personaggio di rilievo nella letteratura italiana del secondo Novecento. Dunque lui nasce nel 1927 ed è morto qualche anno fa nel 2008. E questo libricino non è altro, potete vedere, che una raccolta di piccolissimi mini racconti, scenette che hanno per protagonista queste galline, protagoniste queste galline, le galline pensierose. Dunque, perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché è divertente, perché è leggermente surreale, perché è molto ironico, sono come dei piccoli haiku a volte, quasi dei pensieri così assurdi, allo stesso tempo proprio perché fuori dal contesto aiutano a pensare. Perché lo consiglio? Beh, lo consiglio intanto perché lo ama molto, perché è un libro di un protagonista della letteratura italiana del secondo Novecento non conosciutissimo ma molto significativo. Luigi Malerba era scrittore ma anche uno sceneggiatore, quindi ve lo consiglio per motivi culturali e anche per motivi puramente linguistici, nel senso che essendo dei brevissimi racconti, delle scenette molto particolari e carine, sono anche scritte in un italiano estremamente semplice ma non banale. Ora vi leggo qualche piccolo estratto per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando e magari appunto suggerirvi quindi di comprarlo per voi oppure di regalarlo a persone care. Una gallina timida un giorno fece coccodè in mezzo a un prato in prossimità di una cava di tufo. Le rispose l'eco. La gallina fece coccodè un'altra volta e l'eco rispose di nuovo. La gallina credette di tro avere trovato un'amica timida come lei che le rispondeva, ma non voleva farsi vedere. Ogni giorno andò in mezzo al prato a fare quattro chiacchiere con la sua amica timida come lei. Ecco, sono più o meno di questo tenore. Poi ve ne cito un'altra velocemente perché altrimenti mi dilungo troppo. Una gallina gallinologa
Dopo avere studiato molto il problema, disse che le galline non erano animali e non erano nemmeno uccelli. E allora che cosa sono? Domandarono le compagne. Le galline sono galline, disse la gallina gallinologa e se ne andò via impettita. Quindi sono un po' dei raccontini così di questo tenore. Quindi questo era Luigi Malerba, Le galline pensierose. Ora passiamo da un'atmosfera completamente surreale e un po' filosofica e un po' pazza a un altro tipo di racconto. Sono sempre dei racconti, questa volta un pochettino più lunghi. E siamo a questa raccolta di racconti di Simone Lenzi, che è l'autore. Mali minori, edito da La Terza, un'altra casa editrice, diciamo così, non proprio di massa, nota in Italia comunque per fare delle pubblicazioni molto carine e particolari. Dunque, perché lo consiglio questo Mali minori di Simone Lenzi? Lo consiglio perché è una raccolta di anche qui sketch, scenette, questa volta in realtà reali, non surreali. Al centro di questi mini racconti c'è sempre un bambino, un fanciullo, comunque una persona in età di crescita che si trova per la prima volta a confrontarsi con un piccolo dolore, da qui i mali minori, non sono problematiche terribili, non ci sono grandi drammi, grandi tragedie, sono piccoli drammi quotidiani. Perché lo consiglio? Lo consiglio perché sono tutti ambientati in un passato, anche qui un passato prossimo, abbastanza recente dell'Italia, perché Simone Lenzi, che peraltro è nato nel 68, quindi è quasi mio coetaneo, quindi lo sento anche abbastanza vicino, quindi ha vissuto, diciamo così, la prima infanzia, l'infanzia, l'adolescenza tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi è molto vicino alla mia esperienza. Racconta quell'Italia, quel modo di andare a scuola, quelle abitudini, quei genitori, quel tipo di educazione che adesso naturalmente è cambiata, forse in bene, forse no, non lo possiamo sapere. Purtroppo quando si arriva a una certa età si pensa sempre che quello che c'era prima era meglio. Tendo a pensare che sia proprio così e infatti è anche così che sto invecchiando e quindi non fa una grinza. Sono storie in parte autobiografiche, in parte no, inventate. Simone Lenzi è un cantautore, è uno scrittore. Ha un approccio abbastanza defilato. Cosa vuol dire defilato? Nel senso che non è uno che si promuove come scrittore, come autore, ma sta a casa sua a scrivere e a produrre delle cose molto carine. Allora, per farvi capire un po' il tenore, anche qui vi leggo un piccolo passaggio perché voi possiate capire. Allora, la prima storia si intitola Il Croco. Piccolo challenge, andate a cercarvi che cos'è un croco e parla di questa bambina. Il giorno di Natale, poi, non è che la nonna possa starle tanto dietro. C'è da cucinare il brodo, la gallina lessa, i crostini di fegato, l'arrosto con le patate. Poi si mettono tutti a tavola, anche se mamma e nonna fanno su e giù in cucina come matte a portare questo e quello. Prendi il vino, taglia il pane, porta le noci, fa il caffè, apri il pandoro, stappa lo spumante. E finalmente i regali. Sì, esclama la bambina, un registratore tutto per lei. O che è? Una radiolina? Chiede il nonno. No, è un registratore. Registra quello che dici, così poi lo risenti. Meglio, ti ci mancava il registratore, Nini, tanto chiacchieri pochino, dice il nonno ridendo. Via, ora state buoni che la bimba deve fare una cosa. Tutti zitti, dice la nonna, che fa salire la bambina su una sedia. Ma il babbo, che ha acceso la televisione, alza il volume, perché non ci si sente più tanto bene, per colpa del rumore nella fabbrica dei motorini. I russi hanno invaso l'Afghanistan. Sembra stiano per deporre il governo di Kabul.
Cose grosse. Alza ancora il volume. La bambina in piedi sulla sedia comincia a recitare. Il nonno la interrompe applaudendo dopo il primo verso. Brava, Nini, brava. Via ora, facci sentire un po' il telegiornale. La bambina scende dalla sedia, prende il registratore e se ne va in camera sua. Va a finire proprio così, che la bimba infila la cassetta nell'autoradio e alza il volume al massimo. Si sentono le voci lontane di nonna e mamma, quelle di uno speaker televisivo che parla della dura reazione del presidente Carter. Si sentono i passi e poi una porta che si chiude, infine la voce della bimba bionda. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco. Allora il padre rallenta, si ferma al lato della strada e la guarda. Le carezza la testa e restano in silenzio tutte e due. Il padre le chiede se vuole un gelato e la bimba annuisce. Mentre scendono dall'auto, la bimba bionda non sa di risplendere come un croco in mezzo a un polveroso prato. Questa raccolta di racconti mi è piaciuta tantissimo perché, prima di tutto, per la tematica che trovo toccante, bella, e anche se non scade mai nel sentimentalismo, e perché poi appunto racconta uno squarcio d'Italia che forse è poco turistico, poco conosciuto, e però ci portiamo tutti nel cuore, quelli della nostra generazione e probabilmente per gli italiani che sono nati all'estero, i vostri genitori. Quindi ecco qua, Mali minori di Simone Lenzi, che tra l'altro mi pare abbia pubblicato qualcosa di nuovo recentemente, ve ne darò conto. E infine chiudiamo, secondo me, in super bellezza con Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti di Einaudi, altra casa editrice molto, come dire, storica e di grande pregio, di grande prestigio. Chi è Francesco Piccolo? Più semplice dire che cosa non è Francesco Piccolo. Francesco Piccolo è uno scrittore, uno sceneggiatore. In questo Il desiderio di essere come tutti, di nuovo affrontiamo l'infanzia, ma questa volta da un altro punto di vista. È una sorta di romanzo quasi di formazione. Parla il protagonista, naturalmente autobiografico, il protagonista è questo giovane Francesco che si confronta con l'Italia degli anni 70, l'Italia della sua crescita e della sua formazione culturale, le sue scelte politiche e le contraddizioni in un paese come l'Italia che hanno portato poi ha tutta una serie di situazioni politiche anche molto recenti che danno un po' da pensare. Ecco, lui è un po' testimone di questo cambiamento. Non è un libro facilissimo per chi non abbia una buona padronanza dell'italiano, non tanto dal punto di vista linguistico, anche se le frasi sono costruite in maniera più articolata rispetto ai due precedenti, per scelta stilistica naturalmente, non che i precedenti non siano in grado di scrivere, ma è un libro che racconta molte cose con grandi riferimenti molto specifici all'Italia degli anni 70, quel periodo politico lì, e quindi non è facilissimo se non si ha una buona conoscenza dell'Italia, ma per chi ha una conoscenza un po' avanzata proprio anche di cultura e civiltà italiana, a mio modo di vedere è un arricchimento molto interessante. Peraltro lo consiglio, se mai ci guardasse anche un parlante italiano, agli stessi italiani, perché l'italiano ha tante qualità ma un po' la memoria corta, non si ricorda di quello che è successo anche poco tempo fa e quindi poi ha delle difficoltà a capire le ragioni di quello che sta succedendo adesso. Allora, non mi dilungo su questo perché, vi ripeto, ve lo consiglio proprio perché mi è piaciuto molto. Tra l'altro non è neanche tanto recente perché è uscito già da qualche anno. Lui è di Caserta, quindi vicino a Napoli, del 64, pieni anni 70. E vi leggo un estratto per farvi un po' capire perché mi è piaciuto tanto. Una frase brevissima. Stavo in mezzo. Ero il compromesso tra queste due faccende della vita. Ero il compromesso tra il coinvolgimento totale e l'estraneità. Era, insomma, il mio sguardo sul mondo che non sarebbe più cambiato.
Lui è un uomo in un periodo di mezzo, ha una posizione di mezzo, sia politica che esistenziale che altro, vedete già da queste prime parole che non è scritto proprio in un italiano semplicissimo, ma mi è piaciuto molto anche perché poi in realtà l'ho sentito molto vicino a me, come sensibilità, nel senso che poi alla fine tutti desideriamo non essere troppo diversi dagli altri, tutti abbiamo un desiderio di in qualche modo essere come gli altri per non avere grossi problemi, ma allo stesso tempo poi non riusciamo mai a essere veramente dentro le cose perché ognuno poi porta se stesso e le proprie contraddizioni. Molto bene, quindi tre libri molto diversi per tematica, per stile, per scelte e anche per ambientazione, come dire, periodo storico, ma tutti e tre molto carini, interessanti. Questo è il mio consiglio per voi amici per queste vacanze di Natale che ci lasciano più tempo per dedicarci alla famiglia, ma anche, come dire, allo studio e alle letture delle cose che ci piacciono. Spero che questo vi sia stato d'aiuto. Vi saluto. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividete, condividete il più possibile. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Io sono Elena, lui è Benny e questo è Doppio Espresso, l'italiano in corso. Ciao ciao!